ritrovati a un appuntamento con A voi la linea. I ragazzi del Leopardi Maiorana di Pordenone sono tornati oggi in classe. In anticipo rispetto agli studenti della gran parte della scuola delle scuole della regione. Vediamo com'è andato il primo giorno di scuola loro e quello della nuova dirigente scolastica dell'istituto, Rossana Viola. Rossana Viola, nuova dirigente del Leopardi Maiorana, primo giorno di scuola per i suoi ragazzi. Innanzitutto, come è andato il rientro in aula? Da oggi per 15 giorni saranno in aula 1250 studenti, cioè gli studenti dalle attuali seconde alle attuali quinte, a giorni alterni, divisi in due gruppi in modo tale da garantire al massimo il rispetto delle regole anticontagio. L'obiettivo primario è evidentemente quello di ristabilire il contatto con la scuola reale, quindi di ogni studente con i suoi compagni e con i suoi docenti. I ragazzi al rientro cosa hanno detto, come si sono comportati? Sono entrati in maniera molto ordinata, sono arrivati con la loro mascherina, i loro docenti sono scesi all'ingresso a prenderli e sono andati nelle aule stabilite e adesso sono in aula a far lezione. Primo giorno per lei da dirigente, non solo del Leopardi Maiorana ma in assoluto, come è stato questo battesimo del fuoco? Dire che sono emozionata è dire poco. È un grande onore per me essere a capo di questo istituto storico con questa tradizione. Per me è come un ritorno a casa, perché dal 2000 sono in Friuli e ho avuto molte esperienze sia lavorative nelle scuole del Pordenonese che contatti anche di lavoro con l'università. Professor Villalta, primo giorno di scuola, innanzitutto com'è stato il rientro? Beh, felice direi, in fondo una bella giornata, faceva un bel fresco questa mattina, ci siamo ritrovati ben distanziati, pochi in fondo e tranquilli, i miei ragazzi sono belli e in forma, li vedo, ci siamo raccontati un po' come è andata, come non è andata in questi ultimi mesi che non ci siamo più visti e poi avevamo cominciato noi a raccontarci qualche cosa della poesia italiana appunto del 300, partiremo molto piano, siamo in grande anticipo sulla partenza appunto, abbiamo questa possibilità di partire molto piano, di raccontarcela con calma e di affrontare un anno che sarà difficile. Paura del Covid? No. Nel senso che il Covid c'è, è già stato, ma ci sono milioni di cause anche di difficoltà della vita e di morte. Mi chiede se ho paura del traffico. Sì, come ho paura del Covid, non mi butto in mezzo alla strada quando passa un camion. Cercheremo tutti di non farlo, nel senso che cercheremo tutti di star protetti, di stare attenti, di volerci bene anche in questo senso. E poi speriamo anche di avere un po' di fortuna, di poter continuare senza interruzioni l'anno scolastico. Si rientra in aula dopo tanti mesi a casa, qual è stata la prima impressione? Allora, io ero partito veramente demoralizzato perché pensavo non fosse più la scuola di una volta, che si dovesse stare tutte e sei le ore con la mascherina, non poter parlare con i miei compagni, invece ho visto che rispettando poche regole si può vivere quasi normalmente. Sei contento di essere tornato o preferisci stare a casa? Io sono sinceramente contento perché la didattica a distanza è stato un buon rimedio, però non era una soluzione definitiva, è meglio la scuola, imparare sui libri a scuola è diverso che imparare dei libri a casa, soprattutto adesso che non siamo all'università ancora, siamo ancora al liceo. Ho bisogno di avere compagni di classe, ho bisogno di avere un insegnante in presenza che possa soddisfare ogni mia richiesta. Ti mancavano più i compagni o i professori? Beh, mi mancavano di più i compagni sicuramente, perché non li ho visti nessuno, non ho visto nessun giorno dell'estate. E durante il lockdown avete fatto le lezioni attraverso la rete, è stata dura? Non è stata dura, ma è stato molto, molto diverso e secondo me è molto meglio la scuola con un insegnante che può ripeterti le cose, può soddisfare ogni tua richiesta, ogni tua domanda. Adesso si ricomincia a studiare in classe, buoni propositi per quest'anno? Sì, avere
una bella media e nonostante le difficoltà a riuscire ad avere buoni voti, a comportarmi bene, chiacchierare di meno. Hanno riaperto oggi ufficialmente anche gli asili nido, tra grandi sorrisi per le educatrici e qualche lacrima dei bimbi che devono nuovamente riabituarsi ai ritmi. Siamo andati in una struttura privata di Passons di Pasian di Prato, l'attore di Mago Merlino, per vedere com'è andata. Termoscanner alla mano, ci si prepara ad accogliere i primi genitori e i primi bambini. Quali sono le emozioni in questo primo settembre, riapertura ufficiale dell'asilo? Le emozioni sono tante, come di un nuovo inizio. Noi in realtà siamo aperte come centro estivo dal 17 agosto, quindi abbiamo già preso un po' la mano sugli ingressi dei bambini e sulla gestione Covid, però siamo molto emozionate per il primo ufficiale inizio del nuovo anno scolastico. Voi insomma le prove generali le avete già fatte, come sono andate? Sono andate molto bene. Devo dire, abbiamo accolto meno bambini di quelli che comunque di solito vengono al nido, quindi siamo riuscite a organizzarci e a prendere la mano piano piano. I genitori si sono dimostrati molto bravi, molto ligi alle regole e quindi è stato un bel e graduale inizio per tutti noi. C'erano molti timori, dopo il lockdown si credeva di riprendere, di ricominciare con modalità completamente diverse da quelle del passato. Tutto sommato così non è. Allora, è vero, nel senso che all'inizio quando si entra c'è la misurazione della temperatura, si chiede al bambino come sta, ci sono i moduli che certificano il buono stato di salute, ma poi la nostra giornata al nido, nel nostro rapporto col bambino non è cambiata molto. Più che altro sono cambiati gli spazi del nido, perché adesso bisogna lavorare in cellule chiuse, la maestra con i suoi bambini, senza avere contatti tra sezioni diverse, quindi per il nostro modo di lavorare è un po' nuovo, ma ci stiamo abituando anche a questo. E i bimbi come reagiscono? I bimbi reagiscono bene. Qualcuno ha avuto qualche difficoltà al rientro dopo 6 mesi di chiusura, qualcuno era molto felice di tornare finalmente con la loro maestra e i loro compagni. Tutto sommato devo dire che i bambini si sono dimostrati molto, molto resilienti in questo. Sicuramente ricominciare è per noi una sfida, perché dopo tanti mesi di chiusura ricominciare in un modo totalmente diverso da quello che è il nostro lavoro. Vedi la divisione degli spazi, e dove i bambini devono stare in uno spazio e devono fare tutto lì, e non è facile con bambini così piccoli e soprattutto anche lavorare con le mascherine, a volte dobbiamo mettere le visiere e non è facile perché noi lavoriamo tanto anche con le espressioni del viso. E quindi per noi è sicuramente una sfida e io mi auguro che le scuole, il nido e le scuole in generale non vengano di nuovo sacrificate per il nostro lavoro e per il supporto che riusciamo a dare alle famiglie. All'inizio avevo un po' ero spaventata perché dopo tanti mesi di chiusura pensavo fosse stata una tragedia, invece devo dire che i bambini hanno reagito bene. A parte una diffidenza iniziale dopo tanti mesi, però c'era l'esigenza da parte dei bambini di tornare in un ambiente per loro con i loro coetanei. Che emozioni trasmettono i genitori in questo momento? I genitori gratitudine, perché è stato sicuramente anche per loro difficile da gestire con il lavoro e con i bambini a casa. Perché chi iscrive i bambini comunque al nido è perché hanno bisogno del nido e credono nel nido. E quindi sicuramente le famiglie sono contente di poter ricominciare questo percorso con noi. Che cosa significa per un genitore la riapertura dell'asilo nido? Beh, significa tante cose, ma la più importante è ritornare un po' alla normalità. I bambini hanno bisogno di socializzare, di stare tra di loro. E serve un po' anche a tutta la famiglia per tornare a un ritmo che prima si è perso per tanto tempo. Quali sono le emozioni di questi giorni? Ma c'era un po' di incertezza, invece loro sono più bravi di noi, emozione, felicità, entusiasmo, quindi bene, siamo felici, positivi. Un segnale positivo e di speranza, insomma. Sicuramente, sicuramente sì, dobbiamo imparare da loro, dobbiamo decisamente imparare dai piccoli. E tra una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Voi la Linea, tra poco.
Bentornati a Da Voi la Linea. La giunta comunale di Udine si è riunita in Leggio seguendo una tradizione che si ripete ogni anno dall'insediamento del sindaco Fontanini. Quest'anno ha un significato particolare, è stato infatti siglato un accordo di collaborazione con il comitato di San Floriano per organizzare una mostra a Casa Cavazzini. A Leggio la delegazione del comune di Udine ha visitato la mostra Nulla è perduto, accompagnata dal direttore artistico del comitato Don Alessio Geretti. Ci racconta tutto Isabella Gregoratto. Un saluto ai nostri amici telespettatori da Illegio, dalla mostra Nulla è perduto. Proprio oggi qui a Illegio la giunta comunale di Udine si è riunita. Un appuntamento tradizionale, quello estivo qui a Illegio, che però quest'anno riveste un significato diverso, ancora più importante. Sì, è un significato molto importante perché abbiamo deliberato la collaborazione con il gruppo di San Floriano, di cui Don Alessio è uno dei massimi esponenti, per realizzare in Udine, a Casa Cavazzini, il prossimo settembre, il prossimo anno, quindi 2021, una mostra importante, perché il Leggio continuerà le sue manifestazioni, che sono di altissima qualità e che ogni anno fanno arrivare in questo bellissimo paese della Carnia tantissime persone, ma ci sarà la novità anche Udine. Anche Udine avrà l'opportunità e la possibilità di ammirare le opere che Don Alessio ci porterà con un tema molto, molto delicato, ma anche molto importante, la forma dell'infinito, che è il tema di questa mostra, che vedrà protagoniste tantissime opere, più di 50, che saranno esposte all'interno di Casa Cavazzini, nel centro storico di Udine. Ecco, io chiamerei proprio qui accanto a me Don Alessio, che oggi sta illustrando alla giunta praticamente i contenuti della mostra. Quindi il sindaco ha già dato delle anticipazioni per quanto riguarda la rassegna prevista il prossimo anno. Ci vuole dare ancora alcune caratteristiche e parliamo anche del rapporto che si instaura proprio fra la mostra qui di Illegio e Casa Cavazzini anche in questa occasione. Beh, posso dire due cose sulla mostra che ci accingiamo a ideare e a realizzare per Udine. Senz'altro, da una parte consiste nella interpretazione dell'anima di Casa Cavazzini, che è per sua natura orientata a farci gustare e comprendere l'arte moderna e contemporanea. Dall'altra parte è una continuazione della missione delle mostre di Illegio, che non è semplicemente fare delle mostre come tanti fanno nel tempo d'oggi, e nemmeno soltanto quella di consentirci un approfondimento storico-critico sulle opere d'arte e sulle diverse correnti. È il tentativo di consegnarci le chiavi di lettura spirituale della bellezza che abbiamo davanti. La mostra di Udine sarà in un certo senso la versione visibile di quello che Vasilij Kandinsky ha scritto in uno dei saggi più belli di tutta la storia dell'arte, lo spirituale nell'arte, cioè la ragione di fondo per cui gli artisti, dai chiaroscuri di Caravaggio fino alle astrazioni di Kandinsky o di mille altri, fino ai tagli di Lucio Fontana, indagano e cercano. Quali sono le ragioni di fondo per cui gli artisti cercano di dare forma all'intuizione e al desiderio dell'infinito che si portano nel cuore? Ecco, il ruolo in questo caso appunto di Illegio nei confronti di Casa Cavazzini e viceversa. Beh, Illegio è un metodo oltre che un luogo, è una squadra oltre che una serie di mostre. Dunque le competenze, i legami, i contatti che una bella squadra ha saputo maturare in questi anni viene messa a disposizione di tutto il Friuli, nella sua capitale, perché anche lì possa esserci un meraviglioso incontro di bellezza. Visto che a Illegio normalmente ci fermiamo sulla soglia del XX secolo con le opere che mostriamo, il discorso in un certo senso continua a Udine. Speriamo che a Udine possa esserci una risposta
entusiasta come sempre c'è stata nel nostro piccolo borgo di montagna. Ecco, ritorniamo al sindaco Contanini, quindi grandi aspettative per questa rassegna e Udine, intanto come si prepara ad accogliere la rassegna anche per quanto riguarda la predisposizione e la sistemazione di Casa Cavazzini? Sì, abbiamo dei lavori da fare all'interno di questa struttura che partiranno a breve per adeguare in pratica i luoghi ad ospitare opere di grande valore. La cosa fondamentale è un grazie a Don Alessio e al suo gruppo perché vengono a Udine e permettono a tante altre persone, oltre a quelle che continueranno a venire a Leggio, di poter ammirare l'arte, ma non tanto come un insieme di quadri, di grandi artisti, ma secondo una tematica, secondo un tema che, come avete sentito, Don Alessio ha già inquadrato e ha già individuato. Questo è un valore importante perché l'arte va vissuta secondo anche questi orientamenti, soprattutto non facciamo una mostra tanto così per far vedere opere d'arte, ma perché c'è dietro un progetto e un percorso che i visitatori devono fare. E con un rapporto instaurato che potrà durare nel tempo oppure si limiterà a questa prossima mostra? Io spero che duri a lunghissimo, anche perché Don Alessio ha tante risorse e penso che potrà dare molto anche ai friulani, lui che tra l'altro è di Udine, anche se adesso si trova qui in Carnia e lavora benissimo a livello pastorale, anche in questo caso come stimolo artistico a favore di tante persone, ma anche nella capitale del Friuli venga a trasmettere insomma le sue conoscenze e le sue sensibilità. Ecco, la giunta di oggi, e chiudiamo i lavori della giunta di oggi, tutti incentrati su questo rapporto di collaborazione o quali sono le decisioni anche assunte qui a Leggio? Ma ci sono anche altre decisioni, ma la cosa più importante è proprio aver stretto questo rapporto con il gruppo di San Floriano, con questa squadra di persone che ormai sono da anni preparate per allestire mostre importanti e quindi portarle anche a Udine per dare la possibilità a tanti di poter vedere una bellissima mostra il prossimo anno. Grazie al sindaco di Udine Pietro Fontanini, grazie a Don Alessio Geretti. Qui da Leggio è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregorato assieme a Gian Domenico Ricci. Ed ora torniamo a parlare di scuola. Questa mattina siamo andati anche allo Zanon di Udine, dove sono iniziati in presenza i corsi di recupero. Una docente dell'istituto spiega come con l'effettivo avvio del nuovo anno scolastico le lezioni saranno in parte in presenza e in parte online. Oggi sono partiti i primi corsi all'Istituto Zanon. Che tipo di corsi sono? Sono dei corsi rivolti soltanto ai più piccoli, ai chiamati, così chiamati primini, e rientrano nei progetti che abbiamo da molti anni per l'accoglienza dei ragazzi di prima. C'è stato un bel lavoro, abbiamo lavorato moltissimo durante l'estate per organizzare tutto, appunto perché abbiamo dovuto riorganizzare in un modo diverso dal tradizionale e quindi suddividere i ragazzini di prima in 23 gruppi, da 12 al massimo l'uno. Normalmente facevamo gruppi da 15, 16, qualche volta 18, quindi costituendo questi gruppetti, numerandoli e facendo tutto uno schema, una tabella in base alla quale poi è stata mandata la comunicazione ai genitori e alle famiglie. Ad ogni gruppetto corrispondeva un'aula fissa naturalmente e con un percorso prestabilito per l'ingresso e per l'uscita. E gli insegnanti vanno a prendere i ragazzi alle 8 all'ingresso prestabilito. E poi i ragazzi rimangono in aula tutta la mattina perché sono moduli da 2 ore di italiano e 2 ore di matematica. I ragazzi arrivano muniti di mascherina. All'interno dell'aula si siedono nei loro banchi che sono stati, come si vede, distanziati. E in ogni aula è presente l'igienizzante per la cattedra, ovviamente, per il computer, eventualmente il mouse per accedere alla LIM. I ragazzi si siedono nel loro banco, quando sono seduti possono anche abbassare la mascherina. E per quanto riguarda invece la ricreazione, proprio per evitare che ci possano essere dei piccoli assembramenti, ho invitato
a dare loro dei piccoli momenti di libertà e ricreazione, dando pochi minuti in classe, in aula. I ragazzi non si muoveranno per la scuola, ma ognuno potrà portare la sua merendina, la consumeranno al loro banco. Quali presidi avete pensato per quando comincia la scuola vera? Prevediamo di far partire con le classi che seguiranno a gruppi alterni. Gli insegnanti avranno il loro orario normale e regolare in aula, ma in aula avranno metà classe in presenza, l'altra metà assisterà alle lezioni da casa e la settimana successiva si invertiranno i gruppi. Se eventualmente ci sono delle necessità, la scuola, come ha fatto lo scorso anno, cercherà di mettere a disposizione, magari in comodato d'uso, dei computer per i ragazzi che eventualmente avessero delle necessità per collegarsi, e cerchiamo di sopperire a tutte, appunto, le eventuali difficoltà. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.